Si sono conclusi questa mattina i festeggiamenti per i 50 anni di San Benedetto, patrono d'Europa. I festeggiamenti si sono tenuti a Monte Cassino con un pontificale tenuto dal cardinal Ennio Antonelli, che ha anche portato l'amichevole saluto di Papa Francesco. Abbiamo raccolto l'intervista al cardinale insieme a quella del prefetto di Frosinone, Emilia Zarrilli. Lavorare, lavorare per la pace è un impegno costante per questo obiettivo che deve essere comune a tutti, dal piccolo uomo della strada al grande politico che deve rappresentare i principi e i valori fondamentali che in questa abbazia si respirano. Noi su questo territorio ci stiamo impegnando quotidianamente. Un ringraziamento sempre alle forze dell'ordine che operano con questo obiettivo. Una comunità benedettina è una comunità che ha costruito la pace e continua a costruire la pace. La pace bisogna costruirla, non viene da sola. Certo, è un dono di Dio innanzitutto, ma bisogna impegnarsi con intelligenza, con la volontà, con perseveranza e con sacrificio anche. Beati costruttori di pace. Intanto appunto il senso della comunità, in cui pari dignità, ma con compiti diversi, no? Quindi la reciprocità, obbedienza reciproca, per esempio, è una cosa bellissima, già 1500 anni fa, capite? Altro che democrazia. E nello stesso tempo però anche l'abate, i vari compiti che venivano, quindi c'è ordine nella comunità, no? E noi abbiamo tanto bisogno di questo, no? Del rispetto della dignità di tutti e nello stesso tempo la precisione, l'ordinamento, la regolarità, la funzionalità dei compiti, no? Ecco, e poi il lavoro. Oggi è l'altra grande cosa. I benedettini hanno esaltato la dignità del lavoro, anche del lavoro manuale, non solo quello intellettuale. E oggi sappiamo tutti quanto è necessario il lavoro per l'Italia, per l'Europa, per i giovani in particolare.